dobbiamo anche essere più veloci di come siamo stati all'inizio, perché alle 20, dalle 20 dobbiamo liberare la sala più o meno, e questo credo che nessuno dispiace, anche perché poi arriva l'Avis, e pensare a uno scontro all'ultimo sangue mi sembrava, con l'Avis mi sembra un fatto assolutamente improprio. Bene, la notizia di servizio è che questa presentazione sarebbe dovuta essere condotta, diciamo, da una giornalista, una brava giornalista, un giornale nazionale, ma siccome le manie di protagonismo dell'autore, che voleva mettere insieme tutti quanti, gli attori, il sindaco, l'editore, tutti, ma ha fatto sì che c'è una cosa che non è possibile comporre, che sono le agende, diciamo. Uno che come me compone conflitti da 25 anni, con le agende ha più difficoltà. Quindi ho pensato semplicemente che, avendo presentato in veste non da cittadino come oggi, diciamo, ma in veste da assessore, 37 libri di altri, avrei potuto benissimo provare a presentare anche il mio, insomma, quindi questo poteva funzionare lo stesso. Allora, tuttavia, appunto, questo è un lavoro, diciamo, scrivere è un lavoro solitario, leggere pure, però abbiamo provato a immaginare che questa presentazione potesse essere in qualche modo un lavoro collettivo, e quindi non sarò da solo, come potete vedere, come avete scorto, e sono insieme in buona compagnia, diciamo, ecco. E ve li presento, non perché forse abbiano bisogno di una presentazione, ma perché è opportuno, non è solo una questione di buona educazione, insomma. Non avevamo previsto di fare l'entrata così, ma a questo punto è venuta così e la facciamo così. Quindi, la prima persona che vorrei invitare non ha bisogno di presentazione, anche perché suppongo che molti di voi l'abbiano votata. Chi non l'avesse fatto, peste lo tolga, come diceva qualcuno, scherzo ovviamente, ed è il sindaco Michela Palestra. Michela, vabbè, insomma, la conosciamo, la conoscete, devo dire che con lei abbiamo lavorato, stiamo lavorando da parecchi anni. Michela ha il merito, a mio avviso, di aver cambiato e modificato in modo sostanziale la storia di questa città, soprattutto nel momento in cui stava prendendo una brutta piega, diciamo, tra il 2009 e il 2012, ricorderete, insomma, molti di voi ricorderanno, che non ce la siamo vista proprio bene. E quindi, diciamo, qualche elemento di ispirazione nella discussione di stasera viene anche da questo periodo. Michela, la ringrazio molto per essere qui, credo che abbia accettato la proposta di presentare il libro, mi arrogo il diritto di dirla così, non per un fatto di circostanza, ma credo che l'abbia fatto, ma insomma, se vorrà lo dirà lei, perché in fondo parlare di queste cose, parlare tra persone che collaborano, lavorano insieme da parecchi anni, qualche volta è anche una soddisfazione. Una persona che qui ha bisogno di una presentazione, ma che non l'avrebbe bisogno da altre parti, non ne avrebbe bisogno altrove, perché è un uomo che nell'editoria, nei libri, se ne intende, uno che se ne intende, è Roberto Mugavero, l'editore di Mera Edizioni. Su Roberto grava un grave mistero, diciamo, che non abbiamo risolto, e come si sia potuto fidare per ben due volte del sottoscritto, è una questione che non c'è molto chiara, ma insomma, ho conosciuto Roberto Mugavero nel 2011, grosso modo, insomma, e gli proposi allora una delle storie che li trovate, e l'ha presa sul serio, con mio grande stupore, e poi, come dire, sbagliare umano per sembrare diabolico, e ha continuato così. Roberto Mugavero è il patron, si direbbe, insomma, non so se si usa ancora questo termine un po' così antico, è il patron di Minerva Edizioni. Minerva Edizioni è una casa editrice che è più grande di quanto sembra, nel senso che concorre, diciamo, sul terreno dei grandi player dell'editoria italiana, e quindi sono molto contento che sia qua. Roberto è tornato qua perché ha avuto, appunto, nel suo perseverare, ha avuto l'ardire di venire anche un'altra volta, cioè la presentazione dell'altro libro, e devo dire che allora ci eravamo detti, era nel 2012, magari lo faremo anche un'altra volta. Non solo l'abbiamo rifatto un'altra volta, lo facciamo un'altra volta, ma in un luogo totalmente diverso, totalmente nuovo. E quindi io a lui, insomma, anche se la padrona di casa poi dovrebbe farla lei, diciamo, do il benvenuto qui ad Arese, perché sono molto contento. Allora, la presentazione è un po' collettiva, e siccome una delle passioni, diciamo, che troverete nella protagonista del libro, che ha un nome assolutamente evocativo e in qualche modo solo i più maliziosi possono accostarlo all'autore, è la musica, e quindi ho immaginato che questo palco potesse essere anche un palco dei fiati, diciamo, e quindi ai fiati, le rubricate solo momentaneamente ai fiati, tre professionisti, e io comincerei, dov'è Silvia? Silvia Mercoli, che non c'è. Silvia è un personaggio
personaggio eclettico, diciamo, come si direbbe in gergo, diciamo, un artista eclettico. Io conoscevo Silvia fino a pochi tempo, anni fa, solamente dal punto di vista del teatro, insomma, della sua capacità teatrale. Poi un giorno ho scoperto che faceva queste cose qua. Siccome mi ha colpito molto, diciamo, le ho chiesto, un annetto fa, circa qualche mese fa, non ricordo più, di farmi vedere qualche cosa delle sue opere, perché cercavamo esattamente una copertina. Silvia mi ha mandato questo, mi ha mandati altri, e poi il responsabile, ancora una volta, è sempre lui, l'editore, che ha scelto questo quadro. Allora, io non solo ringrazio Silvia per questa bella opera, a me piace molto del suo stile, mi ricorda molto Hopper, sapete, nel pittore americano che i più ricordano per quel bellissimo quadro, forse è Chicago, il bar in cui, non ricordo più, insomma, lo ricordano quasi tutti per quello, insomma, e mi ricorda molto Hopper, però è morto nel 67, quindi è certamente un contemporaneo molto particolare. Mi ha ricordato, quindi la ringrazio ovviamente per il quadro, e ringrazio ovviamente anche il proprietario di questo quadro, perché nel frattempo questo quadro è stato venduto, quindi, come dire, è appeso normalmente nella casa di un signore che non so come si chiama, Grandi, che ce l'ha prestato per questa sera, quindi lo ringrazio, dove non è potuto essere qua, quindi a maggior ragione. Infine, assolutamente, Giorgio Melanzi. Giorgio è... Non è per vanità, tu sei lì, teatro è qua. Appunto, e questo, avete capito che Giorgio è un grande intenditore di teatro, non solo è un grande attore, è un grande autore, è una persona che scrive molte cose, il quale io sono sempre un po' intimorito, quindi con un po' di timore gli ho dato il mio libro, dopodiché, come dire, per il momento non ha reagito, quindi posso supporre di averla scampata. È un autore, e Giorgio, vi suggerisco di andare a vedere, oggi si può fare praticamente tutto con i social, in qualche lavoro di Giorgio Melanzi, perché ne ha fatti diversi, a me viene in mente Zelig, ma credo forse sia solo il più appariscente, diciamo, da questo punto di vista. Siamo qui per il tuo libro. Vabbè, insomma, volevo presentarlo, insomma, Giorgio è un professionista, oltre che un amico, e ha tutti loro, come dire, in qualche modo hanno anche dato un elemento di grande gratuità ad Arese. Giorgio è stato il promotore della Notte degli Incipi, qualcuno la ricorderà, è il conduttore della Notte degli Incipi, che ha avuto un paio di edizioni fortunate. Bene, manca il terzo, vai Sergio, che è Mario Zucca, che l'abbiamo dovuto mettere sullo schermo, perché Mario Zucca è un famoso attore di teatro, un altro personaggio del mondo del teatro. Quando gli ho chiesto se volesse far parte della sezione Fiati, diciamo, mi ha detto: vorrei tanto fare la parte della sezione Fiati, ma sono in tournée, in questo momento è in Sicilia, se non ricordo male. Però poi mi ha chiamato qualche ora dopo e mi ha detto: beh, io vorrei farne parte davvero, e allora mi ha fatto un regalo molto bello, mi ha mandato i suoi brani registrati, che poi ascolteremo, impianto permettendo. Ok, Sergio, andiamo avanti. Ecco, questa foto non è ovviamente autocelebrativa, ma l'ho presa semplicemente, la ricordo, perché questa è la foto di Ernesto Fantozzi, abbiamo cominciato a fare ringraziamenti. Ernesto Fantozzi è qui davanti, è un nostro concittadino, ha fatto molte stupende foto, purtroppo ha fatto anche questo, diciamo, questa non la porterà in giro, diciamo, ma ha fatto questa, io lo ringrazio molto. Dalla nostra chiacchierata, che è durata quasi 2 anni, perché noi nel frattempo abbiamo avuto una lunga discussione, non sul libro ovviamente, ma sulla pubblicazione del Comune di Arese, che poi immagino qualcuno di voi conosca, e cui autore Ernesto Fantozzi, e in questi 2 anni, oltre a litigare su come fare la pubblicazione, in realtà Ernesto mi ha spiegato un po' di cose relative alla fotografia. E da questa discussione, lunga discussione, sono nate 2 pagine di questo libro, pagina 38 e pagina 39, lo dico perché Ernesto è uno che mi ricorda sempre che le immagini sono tali quando, al di là dell'immagine istantanea, esiste un prima e un dopo, esiste un verbo, un predicato verbale, un soggetto, in fase inversa. Cioè, quando le immagini dicono qualcosa. Grazie Ernesto per questo. Bene. Ecco, vado veloce. Gira questa vignetta in giro sui social network. Ovviamente c'è un errore in questa vignetta, perché si immagina
che siano i ragazzi a vedere i libri come dei soggetti sconosciuti. Poi i dati invece dicono che i libri sono sconosciuti per molti adulti. L'ho messa semplicemente in un momento di follia, evidentemente, perché ho pensato che i libri sono importanti non se si scrivono ma se si leggono. E se uno non li legge ma li scrive e basta, i libri sono un grido di dolore dell'Amazzonia, diciamo. Se invece prova a leggerli, alla fine andranno anche loro al macero, però non saranno morti in vano, diciamo. Qualcosa avranno lasciato. Grazie sempre. L'uomo, che sotto uno spesso cappotto indossava una dimessa giacca blu di velluto a coste larghe e il cui sguardo tradiva qualcosa a metà tra lo stupore e l'ironia, indicando il vecchio Telefunken alle proprie spalle, fissato al muro con uno di quegli aggeggi usati nelle camere d'albergo degli spazi angusti, rispose all'impacciata richiesta di Joseph nella maniera meno attesa. «Non stai scherzando, vero? Ma non vedi che sta cambiando il mondo?» E proseguendo, alterando il tono delle parole con una crescente eccitazione, «Non dirmi che non sai che cosa sta accadendo al muro di Berlino, qui viene giù tutto!» Il televisore, sintonizzato su quella che sembrava essere una diretta di un notiziario in edizione straordinaria, rimandava l'immagine di un'interminabile fila di persone che a piedi o in auto attraversava il varco aperto di una grande muraglia, accolte da duali di folle plaudenti e commosse, che il disorientato cronista della TV di Stato indicò essere la grande porta di Brandeburgo. L'evidente differenza di abbigliamento tra i due popoli e le piccole Trabant, le automobili che la pianificazione quinquennale sovietica aveva riservato alla Repubblica Democratica Tedesca fin dalla fine degli anni 50, che per la prima volta dopo quasi 30 anni attraversavano la porta sotto lo sguardo, ora solo impacciato, dei Vopos di frontiera, rappresentavano la dimostrazione plastica di quanto stava accadendo. Come in un film di fantascienza, i cittadini della Germania socialista, trasportati da una macchina del tempo che improvvisamente aveva ricominciato a funzionare, incontravano nei volti degli altri, quelli a ovest del muro, se stessi proiettati nel futuro. Si specchiavano, cioè, in ciò che sarebbero verosimilmente stati se quella coercizione travestita da lotta di classe, garantita dai pochi cecchini di frontiera, dall'eccesso di zelo della polizia politica, la famigerata Stasi, e da tanta retorica patriottarda, non avesse retto così a lungo. Certo, non sarebbero passati molti anni da quella sera prima che anch'essi potessero constatare che non tutto ciò che luccica è necessariamente oro. Le ferre regole dell'economia di mercato di lì a poco avrebbero inondato anche l'est europeo a seguito dell'unificazione tedesca, giustiziando i migliori propositi della politica, sostituendo i dittatori del proletariato con la dittatura informale della disoccupazione e dell'esclusione sociale. Presto, i vecchi timori per la delazione di compagni eccessivamente zelanti avrebbe lasciato il posto alle nuove paure fomentate dai nascenti sentimenti xenofobi di un nazionalismo post-ideologico, non più tra opposti schieramenti politici, bensì tra ricchi e poveri, adeguando per questa via la lotta di classe alla modernità.